Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Nell'episodio precedente avevamo iniziato la visita del Gargano partendo dal mare, girovagando poi per Peschici e le sue bellissime spiagge. In questa puntata continueremo il viaggio con la visita della foresta Umbra e infine di Vieste. Ed eccoci, ci stiamo addentrando nella foresta Umbra. Non perché abbiamo cambiato regione, siamo sempre in Puglia, ma la foresta Umbra prende il nome dalla derivazione latina ombra, e qua di ombra ce n'è effettivamente tanta. Mentre giù si muore di caldo, questa fitta vegetazione ci garantisce una temperatura veramente spettacolare. Quindi, se capitate nel Gargano, mi raccomando, un salto qui fatelo, è doveroso. Ovviamente per questa escursione abbiamo optato per un abbigliamento da manuale, da veri montanari. Siamo qui per godere un po' del fresco e non per fare dei percorsi impegnativi. Ecco, magari non allontanatevi troppo senza una guida, si sa mai quel che può succedere. I want it better than the weekend, weekend. Take it back to when we said just friends. Don't wanna tell you something new. I never said I'd fall for you. I want it better than the weekend. You can show me just what I'm missing. Pretend. Don't wanna tell you something new. I never said I'd fall for you. We don't gotta fix it. E questo è il colosso della foresta. Ovviamente non Cristina, Cristina è un altro colosso, no, però questo è l'albero più grosso e più antico di tutta la foresta Umbra. E dopo questo bellissimo momento di pace, serenità, di frescura, andiamo tutti? Tutti al mare, tutti al mare, a mostrarle chiare, chiare. Comincia da qui la nostra visita alla meravigliosa Vieste. Vieste è la città più ad est dell'intero promontorio del Gargano. L'origine del nome è antichissima e dai risvolti poco chiari. C'è chi rimanda l'origine del nome a Noè, che finito il diluvio avrebbe deciso di trascorrere qui il resto della sua vita. E alla morte della moglie Vesta, secondo la leggenda sepolta sull'isola di Ofemia, su cui oggi sorge il faro di Vieste, avrebbe deciso di fondare una città che portasse il suo nome. E questo è Pizzomunno, il simbolo di Vieste. Pizzomunno? Perché? Ma che cos'è? Pizzomunno, che in dialetto vuol dire al lato del mondo, è un imponente monolite di pietra calcarea, alto circa 27 metri. Si trova al lato della spiaggia del castello, così chiamata perché dominata dal castello Svevo. Come abbiamo detto, è ormai il simbolo della città, tant'è che nel 2019 pure Max Gazzè gli dedicò una canzone e la presentò al Festival di Sanremo, col titolo La leggenda di Pizzomunno e Cristalda. Si racconta che al tempo in cui l'attuale città era solo un villaggio composto da sparute capanne ed abitato da pescatori, vi vivesse un giovane alto e forte di nome Pizzomunno. Sempre nello stesso villaggio abitava anche una fanciulla di rara bellezza, con i lunghi capelli colore del sole, di nome Cristalda. I due giovani si innamorarono, amandosi perdutamente, senza che niente potesse separarli. Pizzomunno ogni giorno affrontava il mare con la sua barca e puntualmente le sirene emergevano dai flutti marini per intonare in onore del pescatore dolci canti. Le creature marine non si limitavano a cantare, ma prigioniere dello sguardo di Pizzomunno, gli offrirono diverse volte l'immortalità se lui avesse accettato di diventare il loro re e amante. L'amore che il giovane riservava su Cristalda, però, rendeva vane le offerte delle sirene. Una delle tante sere in cui i due amanti andavano ad attendere la notte sull'isolotto che si erge di fronte alla costa, le sirene, colte da un raptus di gelosia, aggredirono Cristalda e la trascinarono nella profondità del mare. Pizzomunno rincorse invano la voce dell'amata. I pescatori, il giorno seguente, ritrovarono il giovane, pietrificato dal dolore, nel bianco scoglio che porta ancora oggi il suo nome. Ancora oggi, ogni 100 anni, la bella Cristalda torna dagli abissi per raggiungere il suo giovane amante, ritornando in forma umana per l'occasione e rivivere per una notte il loro antico amore.
Perdetevi tra gli stretti vicoli di Vieste, così come abbiamo fatto noi. Vi imbatterete nella meravigliosa cattedrale di Santa Maria Assunta, situata nella parte alta del borgo medievale. Essa rappresenta una delle chiese più antiche di stile romanico di tutta la Puglia. Adiacente alla cattedrale di Vieste è da ricordare una roccia, detta la Chianca Amara, monumento alla ferocia umana, in cui furono trucidate donne, vecchi e bambini dalle orde del sanguinario pirata turco Dragut Reis, che non era altro che il luogotenente del già conosciuto Barbarossa. Camminando ancora per gli stretti vicoli di questa bellissima cittadina, raggiungiamo la chiesa di San Francesco, un convento che è collocato nella zona più ad est del centro storico della città. E come spesso succede, da queste chiese si può godere di un panorama strepitoso sul resto della città, e in particolare sull'incantevole isolotto di Santa Eufemia. Ma è la sera, quando i suoi vicoli si animano, che Vieste dà sicuramente il meglio di sé.